Buongiorno, pace bene a tutte e a tutti. Ancora una volta andiamo a rivolgere delle domande, come in un'intervista, alla pagina di Vangelo che viene proclamata oggi, seconda domenica del tempo standard, del tempo usuale, del tempo ordinario. E anche quest'oggi è la parola protagonista del canto che ci avvia a questa intervista. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: Venite, vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Ecco. Ho mandato a Giovanni una serie di domande. Ho rubato il mestiere ai giornalisti e ho chiesto chi, dove, che cosa, quando e ho aggiunto perché e per chi è stata scritta questa pagina. E sentite la prima risposta che mi ha dato Giovanni, che noi chiamiamo l'Evangelista, l'autore del quarto Evangelo, mi ha risposto che la versione definitiva, quella data alle stampe, come si suol dire, non l'ha redatta lui. Come? E mi ha invitato a rivolgere queste domande a tutta la sua comunità. E in effetti, Giovanni era andato a Efeso e lì, come tutti gli apostoli, aveva portato e annunciato la sua memoria, la sua esperienza, la sua testimonianza di Gesù, su Gesù, le parole, i fatti. E piano piano questo è diventato il nucleo, lo zoccolo duro, attorno al quale la comunità cristiana, chiamiamola pure Giovannea, si è costituita e poi rinforzata. Ovviamente dopo un po' le sue parole, le sue testimonianze sono state messe per iscritto come degli appunti, ma qualcosa di più. E da questi fogli, da questi papiri, che lui più volte avrà ritoccato, aggiunto, ripetuto, ecco che va a costituirsi una prima versione, diciamo così, una prima edizione di quello che noi chiamiamo il quarto Evangelo. Ma la versione definitiva, che lui certamente ha conosciuto, letto e riletto, diciamo, ha fatto non i correttori di bozze, ma qualcosa del genere, ecco, poi definitivamente si è stabilizzata, consolidata ed è arrivata fino a noi. Quindi dentro c'è la testimonianza autorevole, sicura di Giovanni.
ma la versione grafica proprio, ecco, non è propriamente la sua. Dove? Beh, è stato scritto certamente a Efeso. Il chi l'ha scritta l'abbiamo già capito abbastanza, perché è ovvio, l'annuncio di Gesù e l'annuncio, la testimonianza della sua morte e risurrezione e di tutto il suo annuncio e della sua vita degli anni precedenti, della sua missione. All'inizio i destinatari sono i cristiani che si andavano aggregando attorno a Giovanni e alla sua comunità. Però c'è un elemento interessante che gli studiosi ci hanno più volte descritto e approfondito. Questo Vangelo noi lo possediamo in lingua greca, come tutto il Nuovo Testamento, ma raffinati studiosi di lingua e di mentalità, di linguaggio, di simbologia aramaica, ci dicono che ha scritto questo Vangelo, l'ha scritto in greco, ma pensava in aramaico. Ci sono dettagli linguistici che adesso non stiamo qui a descrivere, chi vuole può andarli a trovare facilmente in rete. Ci sono dettagli che ci fanno percepire gli occhi che stanno dietro la mano. La mano scrive in greco. Gli occhi guardano, vedono, ricordano in aramaico, che era la lingua quotidiana corrente al tempo di Gesù. Fino all'esilio in Babilonia gli ebrei parlavano ebraico, che oggi chiamiamo ebraico antico, ma 2 o 3 generazioni che rimangono all'estero, quando tornano, parlano una lingua più comune che nel frattempo hanno acquisito e sviluppato ed è l'aramaico. Ebbene, di questo testo greco, pensate, abbiamo un pezzetto. Probabilmente non è, anzi, certamente non è la prima copia, potrebbe essere la terza. Ma una roba del genere. È un piccolo pezzo di papiro, il papiro Rylands, datato 125 d.C. Se il Vangelo secondo Giovanni, scritto definitivamente dalla sua comunità, l'altra domanda alla quale loro hanno risposto, è stato dato alle stampe, è meglio, all'amanuense, alla fine del primo secolo, noi abbiamo un pezzetto, questo papiro conservato in Inghilterra, che è stato copiato una trentina di anni dopo. Tra l'altro, dal punto di vista storico, archeologico, della biografia, della bibliografia, è un caso molto particolare, perché di tantissime opere antiche le copie che abbiamo sono successive di secoli e secoli all'originale. Nel Vangelo secondo Giovanni è passata una generazione. Quando lo hanno avuto fra le mani, eravamo alla fine del primo secolo, intorno al 125, ecco questo papiro del quale abbiamo un frammento. Ebbene, questo aumenta anche la nostra fiducia, se vogliamo chiamarla così, la nostra fiducia negli scritti neotestamentari, perché quando è stato scritto, in questo caso il quarto Vangelo, i testimoni erano ancora vivi, lui era ancora vivo, ci fossero stati inseriti racconti o parole o commenti falsi, inventati, e lui non avrebbe dato un pugno sul tavolo, avrebbe no, assolutamente no, non è andata così, ma cosa avete messo? No, no. E invece, serenamente,
accompagnato dalla fede e dall'amore e dall'ascolto di quella comunità, non più del cristianesimo proprio primitivo, ma quasi, siamo alla fine già del primo secolo, ecco che passa nelle mani, nelle comunità, nella liturgia, nella preghiera, nell'amore, il quarto Evangelo. Per chi è stato scritto? È stato scritto per noi, fratelli e sorelle. È stato scritto per noi. Infatti, chi si è messo lì a lavorarci su, a pregarci su, non ha usato la sua lingua originaria. Si è chiesto come faccio a trasmettere, come faccio a comunicare e ha tradotto. Infatti, mi hanno risposto quelli della comunità giovannea, nella pagina che oggi viene proclamata ci sono tre traduzioni. Messia, che vuol dire, Cefa, che vuol dire Cristo, cioè l'estensore finale ha voluto essere sicuro che tutti, ma proprio tutti, capissero, che tutti, ma proprio tutti, recepissero il messaggio. E allora, senza tanti giri di parole, dice, si traduce così, vuol dire colà. Ecco, qui c'è un insegnamento forte anche per noi oggi. L'annuncio dell'Evangelo va fatto tenendo conto dei destinatari. Certo, dei contenuti, ma se io dico delle cose anche bellissime, formidabili, ma i miei destinatari non colgono, non capiscono, perché parlano un'altra lingua e la lingua non è soltanto la grammatica e la sintassi, ma è un insieme di simboli. Ecco, se i miei destinatari non capiscono, io ho parlato a vuoto, ho parlato inutilmente. E allora questa pagina di Vangelo secondo Giovanni, alla quale abbiamo fatto qualche domanda e spero sulla quale ci siamo anche incuriositi, ci dice studiate bene le lingue dei vostri contemporanei, delle generazioni che avete intorno e che avrete dopo di voi, perché ancora una volta, come sempre, l'Evangelo risuoni nella nostra e nella vostra società.